Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti nella configurazione più bella del mondo, o perlomeno di questo Natale, perché oggi vi parliamo della configurazione da pochi molti euro, cioè esatto, dai 1200 ai 1300. Sì, esatto ragazzi, partiamo a raffica subito con case processore e RAM, vai, infilata. Case processore e RAM, è un po' di qui, un po' di lì, a cazzo. Partiamo dal case con una new entry dell'anno nuovo, o perlomeno degli ultimi periodi, che è un case della serie che a noi è tanto affezionata, perché, o meglio, noi siamo tanto affezionati alla serie Carbide di Corsair, il 100T. Esatto, un case che comunque è economico, voi dite, minchia, ma 1200 euro non ti... Sì. Ragazzi, i prezzi sono aumentati talmente tanto che il case quest'anno o ci mettete voi soldi o nelle nostre configurazioni più di 60 euro non ci azzecca quest'anno. Ma per il semplice fatto che, come vedrete più avanti, abbiamo messo delle bombe senza senso. Per quanto riguarda la configurazione processore e scheda madre, abbiamo le due varianti, perché abbiamo da offrirvi la prestazione overclock e quella non overclock. Quindi in questo caso c'è un 6600K e non K. Esatto, queste si differenzia ovviamente per quello che è il moltiplicatore sbloccato, per far sì che di aumentare quelle che sono le frequenze del nostro processore. Abbinato a questo processore, o meglio a questi due processori, abbiamo a seconda che sia overclock o meno una Z170 M3 Gaming DMSI per la configurazione overclock e una H170 di ASRock, una Pro 4, non quella che vi abbiamo proposto nella configurazione scorsa, ma la Pro 4 fatta e finita. Sì, queste due schede qualità prezzo sono le migliori per quello che offrono. Puoi fare un overclock non spintissimo sulla MSI, mentre l'ASRock la conosciamo, è ottima. E per quanto riguarda appunto la qualità confrontata col prezzo, la M3 offre praticamente tutte le caratteristiche delle superiori, quindi dalla M5 e dalla M7, come abbiamo detto anche nel video dedicato alle Z170 di MSI, e il prezzo è decisamente inferiore, quindi andate a veramente ottimizzare la spesa. Per quanto riguarda le RAM, niente da dire, sono le stesse della configurazione da 850. Un po' di fantasia. Le Vengeance LPX 8 GB, due banchi da 4. Boh, DDR4. Basta. Beh ragazzi, con questo budget non mettere un SSD da incoscienti. Ragazzi, un Samsung Evo 250 fisso. Sono niente altre 70 parole. Euro che non, di certo non andate a pentirvi di aver speso. Perché poi avete i bonus che ormai sapete tutti, perché ormai è inutile spiegare cosa fa un SSD, che un velocità a manetta, ragazzi, ci vuole. E a questo punto noi ci collegheremo col discorso hard disk, perché in questa configurazione non ve lo proponiamo, semplicemente perché per spendere 1200-1300 euro vuol dire che avete già un computer abbastanza... E al limite buttateci su 50 euro e lo comprate. Non abbiamo badato alla modularità per quanto riguarda le PSU in questo caso, perché abbiamo scelto un XFX, che, come vi abbiamo spiegato nel video precedente, è una delle marche che preferiamo in assoluto per quanto riguarda le PSU, da 650 watt, che sono più che necessari per far girare tutto quello che c'è dentro questa configurazione, sia overclock che non. Esatto, noi puntiamo come al solito al risparmio massimo e l'efficienza massima. Se qualcuno però vuole anche un po' di estetica, con 20 euro in più ci sono alimentatori modulari comunque ottimi, per cui o semi modulari, per cui ragazzi, comunque, se volete perdete un po' di prestazioni, ma comunque a 100 euro non pigliate una baracca. Mi raccomando però, di efficienza 80 plus, gold, bronze, silver, quello che volete, basta almeno che ce l'abbia. Per arrivare a una delle componenti che non abbiamo proposto fino ad ora nelle configurazioni, parliamo del dissipatore, che in questo caso è un dissipatore che anche noi stiamo cercando di ottenere da un sacco di... No, beh, a parte gli scherzi, è un dissipatore che ci piacerebbe a entrambi, perché semplicemente è una variante dell'H100i nuovo, quindi il GT, solo che ha monoventola, quindi più compatto, e che può essere inserito nella maggior parte dei case in commercio, l'80i GT. Esatto, questo è un dissipatore che stanno comprando in un casino di gente, anche a noi nei commenti dei messaggi ti dicono: quando è che lo recensite? Probabilmente ce lo compriamo.
Perché darcelo non ce lo danno, ce lo dobbiamo comprare. Ovviamente. Cui appena abbiamo un attimo di danari, ce lo compriamo. Ovviamente con questa configurazione state sull'overclock, perché per quanto riguarda la non overclock, noi vi consiglieremo di spendere al massimo una cinquantina di euro per un LV12 di Lepa, che abbiamo recensito anche in passato ed è un ottimo. Veramente ottimo, lo stiamo usando ancora adesso, quindi... una bomba. E dolcissimo fondo, cosa ci serve? Quella che è la miglior scheda video in commercio al di fuori delle TI, della 980 Ti, la 980 GB. Eh già, stiamo parlando come al solito della solita configurazione di Gigabyte per le schede video, quindi quella con 320 nella Windforce Trap Air, quindi una veramente delle più belle e anche delle più prestanti per quanto riguarda le categorie di schede video, e che altro dire. Per 520 euro comunque... è ottima, ragazzi, questa però non è una conf full HD. No. Perché comunque andare a spendere questi soldi, giocare in full HD, è un po' uno spreco. Per cui questa conf senza un monitor di livello almeno 2K ha poco senso. Perché con una due monitor full HD. Perché comunque, ragazzi, con il full HD, una 980, sì, ovviamente va bene, ma la 970 è la regina del Full HD. La 980 già ti spingi oltre, è perfetta per il 2K. Già, già. Infatti questa configurazione noi la dedichiamo proprio a quei giocatori che, in un caso che non si trovino bene a smanettare, quindi per l'overclock c'è la 1200 che comunque ti dà una 980 e ti dà la possibilità di giocare in 2K benissimo, spendendo un bel po' di soldi, oppure spendere 100 euro in più per l'aggiunta del processore K della scheda madre Z170 e di un dissipatore migliore, sempre con la 980, sempre per giocare in 2K e divertirvi. È un po' triste che solo 8 mesi fa facevamo computer decisamente migliori con questa cifra. È veramente triste, i prezzi degli alimentatori sono schizzati alle stelle, ragazzi. Prima vi faccio un esempio, il Thermaltake Hamburg o il Berlin, quello che proponevamo a 40 euro, adesso sta a 65 di media, che cazzo, che era il 80 plus normale, sono aumentati tanto. Le memorie sono abbassate, ma il resto col dollaro, ragazzi, ci ha fottuto tutto, per cui se confrontate questa configurazione qua con quella dell'anno scorso, cioè a 500 euro, l'anno scorso ti compravi tutto, quest'anno niente. La serie di configurazioni è quasi terminata, perché questa è veramente un'ottima configurazione, e come al solito trovate tutto in descrizione quello che vi abbiamo detto, perché non vi abbiamo detto i modelli di tutto in video. Esatto, anticipiamo che la prossima sarà una configurazione completa, cioè bomba. Non solo il PC, ma tutta la postazione da gaming, a partire da mouse, tastiera, scrivania, addirittura gadget per il telefono. No, non esageriamo, però una configurazione PC completa, quindi tutto. Se uno vuole comprarsi da zero, entra in mutande in camera e esce che ha tutto. Per cui sarà la finale, ma più finale che non si può. Quindi ci vediamo nella configurazione da postazione gaming. Senza budget.